Io opero ormai da quasi 20 anni sui mercati, ho una sorta di ossessione legata a due aspetti. Il primo è che sono sempre stato convinto che sono gli investitori istituzionali, quelli che tu hai chiamato le mani forti, come dire, in gergo, che condizionano i trend. Sono loro che fanno partire diciamo, la direzione del mercato e quindi sapere dove sono posizionati è un elemento di assoluto vantaggio. Il secondo è che nel lungo termine, così come il 90% degli investitori retail a me ha delle performance negative, per un semplice meccanismo di somma zero, queste performance negative diventano positive per gli investitori istituzionali. Quindi, in linea di principio, l'investitore istituzionale, diciamo, statisticamente è sempre dalla parte giusta, cioè è più spesso dalla parte giusta, rispetto al retail. Detto, avevo bisogno di qualcosa che in qualche modo monitorasse dove fossero gli investitori istituzionali. Innanzitutto definiamo questi investitori istituzionali: sono coloro i quali hanno posizioni nette corte, quindi stanno scommettendo sul ripasso di un titolo maggiori dello 0,5 del capitale. Secondo la recente normativa, oddio, recente, risale già a 5 anni fa ormai. Se tu hai venduto allo scoperto una quantità di capitale superiore allo 0,5%, devi alzare il ditino e comunicare al CONSOB questa prerogativa. E quindi noi abbiamo uno strumento che traccia tutti i movimenti degli investitori che superano questa soglia per cercare di comprendere dove sono. Qual è la ratio? È che se scopro, come sto verificando in questi giorni e come si può verificare sul Big Short Hunter, se scopro che su Unicredit a partire dall'inizio dell'anno, quindi dal 30 dicembre ad oggi, le posizioni short sono triplicate di 3 volte e quindi sono passate da uno 0,57 a un attuale, te lo dico al volo, il valore di MPS, scusami, di Unicredit, lo short è più che raddoppiato, è passato all'1,66%. E evidentemente se gli istituzionali si stanno posizionando short, o stanno prendendo una grossa cantonata, cosa che non credo, oppure stanno scommettendo una discesa di prezzi proprio in vista dell'aumento di capitale. Era questa anche la cosa che dicevo in apertura. Ho la percezione che anche spesso queste operazioni straordinarie, meramente contabili, che di fatto vanno a accorpare i titoli, per la mia esperienza spesso sono foriere di ribassi. E essendo l'aumento di capitale di Unicredit verosimilmente molto diluitivo, di fatto gli istituzionali stanno scommettendo su una discesa. E proprio in virtù di questo ero un po' prudente sull'andamento dell'indice, perché se Unicredit va giù è difficile che i bancari andranno su, e se i bancari non vanno su è difficile che l'indice va su, in quanto il FTSE MIB è estremamente bancarizzato.